Del caldo, di esami, sì certo, ma era una delle più belle serate della mia vita. In quel momento ho desiderato che quel viaggio durasse per sempre. Papà, e la mamma? È impossibile restare incollati alle vecchie abitudini con Suzuki Liana, l'auto che ti dà tutta l'energia e la libertà della vacanza. Suzuki Liana, ogni lunedì e un venerdì. Pensiero stupendo. Coppa Malù. Pensiero stupendo. Il tuo telecomando non funziona più? O si è rotto? Ehi, oggi c'è Gambò di Meliconi, l'unico telecomando universale in gomma con le funzioni del tuo telecomando originale e poi, grazie al suo corpo in gomma, Gambò di, se cade, rimbalza e non si rompe. Gambò di Meliconi, mai più senza telecomando. E con Space System Meliconi in poco spazio sistemi la TV e il videoregistratore e grazie al coprifilo mai più fili sparsi. Space System Meliconi, la nuova visione dello spazio. Fuori orario. Vivi fuori orario. Ama fuori orario. Piccoli, invitanti, con un cuore di crema. La vita ha più gusto se la mordi fuori orario. Fuori orario Pavesi. Se dell'Italia amate lo stile e l'eleganza, la gente e il suo senso dell'accoglienza, i sapori della cucina, i piccoli dettagli e le grandi atmosfere, partite con una crociera MSC. Il bello dell'Italia viaggerà con voi sempre. MSC, lo stile italiano delle crociere. Ramazzotti nasce sempre qualcosa di positivo. Amaro Ramazzotti, l'amaro positivo. Man's Health, il piacere di essere uomo. Concessionari Skoda. Italia 1, Italia 1. Mi avete conosciuto cattivo? D'ora in poi sarò cattivissimo. Vi siete abituati ai quiz, dove per rispondere vi danno anche 20 minuti? Io vi darò soltanto pochi secondi. Pensate di sapere tutto su quiz televisivi? Io vi mostrerò qualcosa che non avete mai visto. Anello debole, il reality quiz più conosciuto nel mondo. Da lunedì ore 19:58, Italia 1. Il mio cugino che lavorava per la ditta Laghi, un autista. Un autotrasportatore? È scomparso o deceduto? Deceduto. Cioè, avete avuto la conferma che è stato trovato? Sì, alle 6 lo vado a riconoscere. Quindi suo cugino è una delle 10 vittime accertate? Sì. Di dov'è? Cioè, così dicono, adesso devo andare a vedere. Di dov'era? Di Verbania. Faceva? L'autista. Faceva spesso questo percorso col camion? Lui ha sempre fatto l'autista, adesso era 2 giorni che lavorava per questa ditta qui e gli è capitato di uscire di qua.
Rientrava da dove? Non lo so, è iniziato lunedì e non l'ho più visto. È qui, al centro di accoglienza della polizia stradale di Comerino, che i parenti dei dispersi cercano notizie dei loro cari. Un via vai straziante e momenti di attesa, qualche volta senza speranza. Famiglia? Bambini? Due piccoli e uno in arrivo. Direi. Quando nascerà il bambino di suo cugino? È di 3 mesi, per cui fra 6 mesi. Nascerà, se riuscirà a nascere, perché oramai una donna in queste condizioni di 3 mesi corre dei rischi. Capital, Dio, non se la incontra, amico. Non se la incontra, Dio. No. E non se la incontra perché hai molto cadavere ahí carbonizzato, Dio. Non lo troviamo, non è all'ospedale, ci sono troppi corpi carbonizzati. Questo ripete al telefono un parente di un altro disperso di origine paraguayana. Non lo troviamo. I carri armati nascosti nelle colline di terra, gli altri invece nascosti dietro le case di campagna abbandonate. Siamo in prima linea a Lozai, villaggio diviso tra mujahideen e talebani. Un villaggio diviso in due, uno dei tanti, impossibile viverci anche per la gente di qua che non abbandona la propria casa neanche quando la guerra li circonda. Arriviamo ad Alozai all'ora del tramonto, si sparano colpi di mortaio dalle montagne sui mujahideen, dalle file dei mujahideen sui talebani. Abbiamo attraversato campi abbandonati e percorso strade polverose. Arrivare fino a questi villaggi è molto pericoloso, sono villaggi completamente abbandonati, ci sono solo delle piccole postazioni di mujahideen. La gente non abita più qua e quindi qualunque tipo di movimento venga visto dai talebani, qui in queste zone si trovano poche centinaia di metri dalla prima linea dei combattenti dell'Alleanza del Nord, scatena la loro reazione e cominciano a sparare. Ma l'ora del tramonto è l'ora della preghiera. Per qualche minuto non si sente più l'eco degli spari nella valle. I combattenti appoggiano il fucile a terra e rendono grazie al loro Dio. Il resto di un carro armato distrutto da una mina è stato interrato sul tetto di una casa. Ci raccontano di quanto è successo. Sopra c'erano una cinquantina di combattenti. Nessuno però è morto. E ora sulla torretta si appoggia la teiera. In ogni comando mujahid viene accolto con una tazza di tè. Tutto intorno a noi il campo di battaglia fra talebani e mujahideen. Là per esempio si vede ancora il fumo di un proiettile mujahideen che è andato a colpire una postazione talebana. Da questa parte invece ci sono i carri armati talebani, sono proprio qui sotto le montagne. Davanti a noi la strada per Kabul, siamo appena a 20 km dalla capitale. L'ora del tramonto è l'ora in cui gli aerei americani lasciano cadere le loro bombe su questa parte di Afghanistan. Li aspettano tutti, si sente il rombo, passano sopra le nostre teste. Ma il comandante di Alozai ci dice ormai lo sanno anche i talebani e a quest'ora lasciano le prime linee, tornano a Kabul. Vincenzo Muccioli, quando il termine non era ancora di moda, definiva la droga un problema globale, dramma senza frontiere. A San Patrignano 6 anni fa nacque Rainbow, la rete delle associazioni che aiutano i tossicodipendenti. Sono 200 in tutto il mondo. E adesso anche sulle colline di Rimini moltissimi sono i ragazzi stranieri che cercano qui una speranza. Ecco 3 storie. Christophe, svizzero di Lugano, 29 anni, in comunità, lavora in falegnameria. Avevo 19 anni, si parla di 10 anni fa, andavo in discoteca, non mangiavo le pastiglie, ho conosciuto l'LSD, dopo ho conosciuto anche la cocaina, mi sono iniettato anche cocaina più in là. Torno a 25 anni, avendo un amico che è stato qui a San Patrignano, parlando con lui ho deciso di venire a San Patrignano perché non ce la facevo più, perdevo il lavoro e poi non ce la facevo più come persona. Lui è Miscia, 32 anni, georgiano di Mosca, San Patrignano, elettricista. Dal 93 a Mosca hanno cominciato a portare eroina. Hai tentato di aiutare tuo fratello a uscire dalla droga? Sì, però lui... un'altra persona, lui si è sposato e ha smesso. Prima di venire qua, periodo più lungo senza droga, per me erano 22 giorni, 7 mesi e qualche giorno che sto senza droga e sto bene. E poi c'è Darin, 27 anni, croato di Spalato, ex soldato, un futuro da litografo. Ero giovane, avevo 17 anni, sono andato in guerra per offendere il mio territorio. Quando è scoppiata la guerra, le porte si sono aperte, è entrata tantissima droga. Il mio unico desiderio
uscire dalla droga, stare bene e aiutare i miei. Potesse cantare questo esercito composto da oltre 200 pinguini che tornano in libertà dopo una bruttissima esperienza, intonerebbe un festoso inno alla gioia. Pronti partenza, via, spassosissimi e molto teneri, si tuffano in acqua tutti insieme, salvi grazie al paziente lavoro di un gruppo di biologi dell'acquario di Mar del Plata, in Argentina, che avevano trovati agonizzanti tra luglio ed agosto scorsi, proprio nello stesso tratto di oceano inquinato da una grossa chiazza di petrolio. I pinguini rischiavano di morire, curati amorevolmente, ripuliti dell'olio denso, li hanno tenuti in osservazione fino ad oggi, l'Independence Day. È un giorno di festa grande. Una macchia d'olio in un tratto di mare, oltre a contaminare l'habitat della zona in modo irreversibile, è il killer più spietato che animali come questi possono incontrare. Non c'è via di fuga. Togliersi dalle piume il petrolio è per gli animali praticamente impossibile. Un gruppo di pinguini fortunati questo, scampato a morte certa, quasi miracolosamente. Il Mar del Plata Aquarium dà ospitalità e ricovero ad una media di 300 pinguini ogni anno. Non si era mai verificato un disastro come l'estate scorsa, quando in una sola settimana sono arrivati oltre 200 esemplari in fin di vita. I biologi hanno dovuto reclutare studenti e volontari per far fronte all'emergenza. Oggi li hanno liberati con un pizzico di emozione. Vedere questa commovente corsa verso il mare ha ripagato tutti degli sforzi fatti. Poi, chattando in internet, zio Romeo ha incontrato Giulietta. Romeo, sei lento! Con le donne devi essere così! Ma che è lento? Lui è veloce! Naviga e giante in un... così! Foto. Ormai navigano tutto il giorno a prezzo fisso. Con Broadband Box mio zio non è più lo stesso. Sei brutto, per carità, dai. Questa è bella, ci sono io. Fate scegliere i vostri sensi. Oggi puoi averla due giorni tutta per te e sceglierla con un finanziamento a tasso zero. Alfa 156 e Alfa Sport Wagon ti aspettano dai concessionari Alfa Romeo. Pensiero stupendo. Coppa Malù. Pensiero stupendo. La città di Cheddar, la patria del formaggio inglese, da oggi entrerà in rete. Premendo questo bottone, internet aprirà a Cheddar la strada per il mercato globale. Cosa succede? Intrusione di hacker. Sicurezza in internet. IBM ti può aiutare. Da MBA puoi ritirare pacchi e documenti quando ti è più comodo. Mailboxes, etc. Un mondo di servizi al tuo servizio. Shake. Shake, il nuovo album di Zucchero. File, let me see dance, Bell. Cesco, cosa porti? T'asciugo De'Longhi, il deumidificatore che toglie l'umidità. Eccolo il nuovo t'asciugo. Asciuga la casa, la biancheria, le ossa. E si vede l'umidità man mano raccolta nella tanica. Cesco! Guarda quanta! Sì, asciuga tutto! Il canale! Chi asciuga il canale? Il T'asciugo De'Longhi, per asciugare più velocemente stanze e bucato, deumidifica e riscalda contemporaneamente. Deumidificatori T'asciugo De'Longhi. Cliente, non ero presente il 3 settembre. L'accusa non ha presentato testimonianza nei confronti del mio cliente. Questa è un'accusa, mi appello!
Dunque, con Fastweb ho scoperto la TV on demand. Sono libero dagli orari dei programmi televisivi e vedo quello che voglio quando voglio. Non stupitevi se sentirete il desiderio irrefrenabile di dirlo a qualcuno. Fastweb, vorrete dirlo a tutti. Rispondi con attenzione al questionario del censimento 2001. Ogni tua risposta è importante, perché nel censimento c'è l'Italia che sei e l'Italia che sarai.